Ben ritrovati al Notes di Antenna 3. Vediamo subito insieme, come di consueto, le curiosità di questa puntata. Nel 1894 venne brevettato il Pandoro. Con il certificato rilasciato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del Regno d'Italia al pasticcere di Verona, Domenico Melegatti, iniziò la storia del Pandoro tra i dolci più tipici del Natale italiano. Le sue origini in realtà si perdono tra aneddoti e racconti leggendari. Chi lo fa discendere dalle tradizioni dolciarie della corte viennese degli Asburgo, chi dal rinascimentale pan de oro, chiamato così perché ricoperto da foglie dorate, consumato a Venezia. A fare un po' di ordine fu il brevetto ufficiale del 1894 che registrò con il nome il Pandoro la ricetta di Melegatti. Abbiamo soltanto la felicità che abbiamo dato. Edouard Pailleron. Scopriamo oggi dove ammirare il foliage. Le possibilità per scoprire i magici colori dell'autunno sono davvero tantissime, complice soprattutto una varietà di paesaggi che include colline, vette dolomitiche e ancora laghi e boschi di pianura. Tutto il territorio veneto è perfetto da esplorare in autunno per godere dei benefici della camminata in mezzo alla natura. Tra i luoghi perfetti, per questo vi consiglio un'escursione alla Croda Lago a Cortina d'Ampezzo. La regina delle Dolomiti, infatti, offre splendidi spunti e panorami immacolati in autunno. Lontano dalle folle estive si può vivere un'escursione respirando aria frizzante fino al lago Federa, immersi in una tavolozza di colori. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci.